Questo programma è offerto da... Arrivò l'inverno e faceva molto freddo. La povera bambina si aggirava per le vie della città a capo scoperto e a piedi nudi. Decise di rifugiarsi in una vecchia e triste casa abbandonata, ma d'improvviso, come d'incanto, la casa si scaldò, diventando un rifugio caldo e accogliente dove finalmente la piccola fiammiferaia poté dormire un sonno da favola. Mamma, è magia? No, è Flogas. Prospiciente il Castel Monforte, la moderna struttura del Grand Hotel Rinascimento, la trovi al centro di Campobasso, in via La Banca. Telefono 0874 48 49 31. Marito mio, che tu ha fatto un po' di là.
Buonasera, benvenuti, benvenuti a Con il Molise nel cuore, quinta puntata. Questa sera ci occuperemo di un altro dei tesori, degli scrigni del nostro Molise, un paese vivo, un paese pieno di iniziative, Macchia Valfortore. Io voglio ringraziare subito tutti quanti quelli che in qualche modo hanno fatto in modo che ci pervenissero i loro, come dire, complimenti. Uno in particolare, un ringraziamento particolare lo voglio fare ad Armando Manzo, che dall'Argentina ci ha fatto pervenire i suoi complimenti per la trasmissione. Questo, perdonate, è un piccolo motivo d'orgoglio che ci vogliamo prendere e quindi è motivo di soddisfazione. Andiamo avanti con la nostra trasmissione. Io vi presento subito gli ospiti della puntata, ma prima vi voglio lanciare un sondaggio che poi andrà sempre un po' in tutte le nostre puntate. Ci siamo variamente interrogati sui motivi che ancora non permettono al Molise di decollare dal punto di vista turistico e abbiamo voluto a questo punto interpellarvi, quindi se avete dei suggerimenti da offrirci, anche cercare di capire i motivi che non permettono al Molise ancora di andare avanti dal punto di vista turistico, scriveteci. La nostra mail è info@, poi la vedrete in scorrimento sotto, info@conilmolisenelcuore.com. Passo a presentarvi gli ospiti della serata e incomincio proprio da una signora e anche da una voce. La voce che avete sentito in apertura è di Mariella Brindisi. Il tamburello che accompagnava il canto di Mario Mancini. Però vi voglio presentare subito un altro nostro ospite, il professor Carlo Delisio. Grazie professore per essere qui con noi. Grazie alla sua presenza, perché ci parlerà di una cosa molto interessante che insomma avevamo in animo di parlarne già un po' di tempo. Passo però a Macchia Valfortore, la cittadino principe di Macchia Valfortore, il sindaco Nicola Zingaro. Poi abbiamo Adalberto Cazzato, titolare dell'agenzia di Paola Viaggi, e qui c'è un motivo perché insomma è bene che ormai questa diventi una rete, no? Diventi motivo per mettere in rete anche l'operatività delle agenzie di viaggio nel nostro territorio. Passo subito a presentarvi, ma già lo conoscete, Gianni Spallone, che ci viene da Macchiarolo perché tu appartieni a questa grande famiglia. Poi ti do il microfono. Voglio presentarvi anche la persona che è accanto a lui, che è Francesco Santoro, che si occupa dei collegamenti che noi facciamo con l'estero, specialmente con l'Argentina. Non dimentico di presentarvi Leonardo Bonsignore, che è vice sindaco, ma insomma ha una serie di attività anche in paese volte alla promozione del territorio, e vi presento anche Massimo Mancini, che ci parlerà del museo. Pensate, c'è un museo straordinario, un museo civico di storia naturale della Valle del Fortore, bellissimo, tra l'altro abbiamo avuto modo di vederlo e ve lo faremo vedere. Poi c'è anche
l'architetto, vado a leggere, Sabino Del Buono, Lo Buono, beh, pardon, che ci parlerà poi di una particolare cosa di macchia, però non vi voglio svelare tutto in principio. Mi sposto verso la cucina, passo qui nell'angolo cucina per presentarvi Andrea Di Iorio, che questa sera ci preparerà qualche piatto della tradizione nostra, molisana, in particolare. Allora, questa sera prepareremo due piatti, un primo e un secondo della tradizione di macchia, due piatti molto semplici, insomma, della nostra cosa. Quindi faremo dei cavatelli con ragù di salsiccia e di secondo faremo dei bocconcini di maiale tradizionali di questo periodo con dei peperoni sott'aceto e delle altre spezie che dopo andremo a vedere. Voi lo sentite parlare così e mi sembra, vuol dire, che abbiate scorto che non è molisano dall'accento move, insomma, mi pare, no? Allora no, perché lui vive altrove. Sì, sono macchiarolo di origine, cioè macchiarolo doc, ma vivo a Ravenna, vivo in Romagna da 35 anni, 37 anni per esattezza, quindi, quindi parlo pure macchiarolo ancora. Oh, bene, non bene, posso bene. Mischiare, non si può mischiare, però macchiarolo mi viene più comodo, però insomma vabbè, macchiarolo. Quello il dialetto d'origine non si dimentica mai, no? Giusto? Con il Molise nel cuore, macchiarolo col Molise nel cuore. Io credo che stasera ci casco proprio come il caggio sui maccheroni. A pennello, va bene. Okay. Passo davanti a te per andare da altri due ospiti, nostri amici, Giacomo Picone dell'ONAV, e Carolina Iorio, sempre segretario dell'ONAV. Voi ci parlerete anche di cosa sono i vini, di quali vini possiamo parlare questa sera in associazione con questo piatto, e poi ci descriverete anche un po' il vino. Vado avanti con la puntata, poi vi interpello di nuovo. Ecco, io farei una cosa così subito per tagliare la testa al toro, come si dice, guardiamoci il primo RVM proprio su Macchia Valfortore che abbiamo realizzato qualche giorno fa. Queste sono le due cappelle che stanno fuori dal paese e hanno una loro storia. Sì, più che storia si tratta di una leggenda, anzi di due leggende. Quella più lontana è la cappella di Santa Maria Allonga vuol dire più lontano. E questa bianca che biancheggia qui è Santa Maria a Corte, cioè più vicina. La Santa Maria Allonga è attribuita al re longobardo Bove d'Antona, che è un re leggendario pure lui, il quale re fece una sfida con il demonio per costruire 100 chiese in una notte, perché aveva fatto un peccato molto grave, e con l'aiuto del demonio a cui vendette l'anima riuscì a completare 99 cappelle, di cui sono rimaste 7 in tutto il Molise. Una sta a Matrice e c'è una targa anche a San Leonardo a Campobasso, e ne ha costruito 99. Alla centesima gli è arrivato un sasso in testa ed è morto. La seconda cappella, questa è ancora più antica, perché la leggenda dice che fu fondata addirittura da San Francesco d'Assisi, il quale, quando tornava dai pellegrinaggi in terra di Puglia, precisamente da San Michele Arcangelo, si fermava qui a Macchia e ha fondato questa cappella. Le due cappelle erano però anche il rifugio di transeunti, di passeggeri, di pellegrini di passaggio. Abbiamo diviso il filmato in due parti perché erano talmente tante le cose di cui parlare, quindi abbiamo dovuto, per motivi di tempi televisivi, abbiamo ristretto un po' i due contributi. Passo a presentarvi, a chiederle subito qualcosa, me l'ho presentata già, Mariella Brindisi. Mariella, tu sei anche titolare di questa casa, no? Dei mestieri, la cultura e la memoria. Ma come ti è venuta in mente questa idea? È stata una necessità,
perché la collezione di oggetti che avevo era tanta, era ingombrante, e quindi è nata proprio dalla necessità di raccogliere questi oggetti. Poi da raccolta è diventato proprio un museo sistemato per bene, perché mi sono chiesta: ma perché mettere la roba solo così a deposito? Io ora la sistemo ed è venuta fuori la prima stanza, la casa. Poi piano piano poi è arrivata la seconda, dove abbiamo sistemato i mestieri, perché naturalmente nel frattempo la roba cresceva, invece che diminuire cresceva. E così pure la terza, che ospita attualmente il mondo contadino, tutti gli attrezzi agricoli, e naturalmente anche la quarta, che ospita invece il frutto di una ricerca molto particolare, che ho svolto una ricerca sulla cultura della toppa, io chiamo, che oggi si chiama riciclaggio, ma prima non si chiamava riciclaggio perché non si gettava niente, si riutilizzava tutto, non solo, ma si inventavano anche le cose, si inventavano tanti oggetti. Poi ne parleremo in maniera approfondita, sì, perché abbiamo il contributo specifico per queste cose, sì, che abbiamo girato proprio da te. Ma ce n'è un'altra in previsione, sì, io so. Sì, c'è in previsione, no? La quinta stanza, l'antica falegnameria che sto ristrutturando grazie anche al contributo di fondi europei e regionali. E l'antica falegnameria di mio zio Giuseppe Di Usto, che ho acquistato soldi della liquidazione. Allora, per non lasciare i telespettatori così col punto interrogativo, ma che sarà? Noi abbiamo preparato la prima parte, appunto, di questa casa dei mestieri, eccetera, eccetera. E io prego la regia di mandare il filmato. Mariella, ma io di questi anni non conosco nulla. Come faccio a capire qualcosa di queste generazioni? Cosa c'era in questa casa? In effetti qui è tutto scritto dagli oggetti, che hanno una loro vita e un loro vissuto. Questa stanza riproduce abbastanza fedelmente, tranne qualche libertà espositiva, come si viveva fino agli anni, oso dire anche agli anni 60, perché quando è arrivata l'acqua qui a Macchia era intorno agli anni 60, un poco prima, e quindi era pieno medioevo fino ad allora, si viveva ancora così. E questa è la casa, lì c'è il letto che come vedi è alto, è molto alto, perché sotto tiene un saccone con le spoglie di granone, e qui si chiamano i frusci di granone, e che venivano anche rimossi tutte le mattine. Era molto curata la casa, con quel poco che si aveva, con quel poco tempo che si aveva, perché molto del tempo andava consumato in campagna, a lavorare, a produrre. Le lenzuola sono ricamate, come puoi vedere sono ricamate finemente, e quelle sono della prima metà del Novecento, cioè tardo Ottocento, quelle lenzuola, ed anche le camicie. E qui le camicie ci sono di due generazioni, quelle più antiche, e queste sono la generazione seguente, diciamo nate, delle persone nate intorno agli anni 18, quelle sono nate già nell'Ottocento. Poi si svolgeva qui tutta la vita. Lì c'è il monaco, come puoi vedere, che si usava per scaldare il letto, si metteva sotto le coperte con il fuoco e la brace dentro, e non era raro accendere i letti. Poi lì, quella culletta che vedi là in alto, pensa un po', è una culletta portatile. Quella culla le donne la portavano sulla testa andando in campagna col bambino dentro e il cibo per i manovali che lavoravano in campagna. Che cos'è questo invece? Questo qui è un oggetto che veniva usato il Venerdì Santo. E il Venerdì Santo, quando, durante la Passione di Cristo, quando si legano le campane, come si dice, era d'uso. I bambini andavano per il paese annunciando la passione di Cristo, annunciando che era morto Cristo, con queste raganelle. Questa qui è una riproduzione che mi ha fatto un caro amico di Macchia. Questa è l'originale e si usava così, vedi? Faceva rumore, lo facevano sia per le strade, con queste vattagliole per avvisare la gente che doveva andare in chiesa, perché non suonavano le campane. E poi se in chiesa usavano queste raganelle,
facevano questo rumore per riprodurre nel momento della morte di Cristo quello che avvenne quando morì Cristo, il tuono, le tenebre, il rumore. E quindi sono oggetti molto antichi. Questa è una conocchia per filare la lana, quello è un mantice di organetto, e sullo mantice mancano le meccaniche, ma poi in altre stanze del museo c'è la collezione di organetti. Qui il desco, la tavola, era piccola e però era sufficiente per creare quel calore umano che si creava attorno a un tavolo, anche con poco cibo, ma c'era molta unità tra le persone, c'era molto affetto. E questo che cos'era invece? Un mobile? Questa è la madia, la matarca, si dice qui da noi, dove si impastava il pane qui all'interno. Non era verniciata, era di legno naturale. Faccio vedere, ti illustro il ciclo dell'acqua. Qui ci si lavava, come vedi, e si capisce chiaramente, questo è il sapone fatto in casa. Invece qui c'è la tina. Con questa tina si andava a prendere l'acqua alle fontane, che erano anche distanti, non stavano mica in paese. L'acqua in paese è arrivata molto tardi, l'ha portata un americano. E, dunque, allora, questo è il cercine, vedi, si arrotola un fazzolettone, così, si stringe, si chiude, si mette in testa, qui, vedi, come le modelle, si prende la tina, si dice pon, cioè porre, e si prende l'equilibrio, vedi? E le donne lo portavano anche senza mano, io adesso non oso lasciare le mani, però lo portavano carico, pieno e senza mani, per queste stradine che tu hai visto sono saliscendi del paese, salite e discese. E lo vuoi provare? Sì. Fare la tina. Ecco, metti il cercine bene sulla testa, ben fermo, dritto. Prendi la tina con due mani, la testa dritta, metti su, sali, sali, sali. Non, sì, sali, vai. Ecco, più centrata così la devi sentire in equilibrio. Non sei in equilibrio perché non l'hai centrata bene. Ecco, adesso sei quasi, quasi a posto. Quando è piena devo dire che è più facile. Infatti si porta in testa quando è piena. Quando è vuota si porta sotto il braccio, come una borsetta. Ecco, sì. Bene. E questa è solo la prima parte, poi ne vedremo ancora un'altra dove ci sono altre curiosità molto interessanti. Io voglio passare adesso a un altro momento interessante della nostra trasmissione, che è quello dedicato al collegamento. Noi ci colleghiamo ogni volta in trasmissione con una nazione dove ci sono i nostri molisani. Oggi abbiamo in collegamento da Mar del Plata, in Argentina, Marité Perrella, Marcello Carrara e Armando Manzo. Grazie per farci partecipare a questa bellissima trasmissione che avvicina ai molisani nel mondo con i molisani in patria. E ringraziamo questo spazio e ti vorrei raccontarvi che con me c'è il presidente della Unione Regionale del Molise, il signor Angelo Gizzi, c'è Armando Manzo, come bene avete detto, e ci sono i fratelli Manzo, Maxi Manzo e suo fratello Julian Manzo. Bene, e c'è anche per me un ospite molto importante che è mio padre, nato a Boiano, Michele Perrella, che caso si trova oggi a Mar del Plata. Allora farlo partecipare a questo che tanti anni fa era un sogno è una cosa molto importante. Vi chiedo scusa dell'assenza di Marcello Carrara perché lui e ha un impegno inconsolato in questo orario, perciò non si trova, e anche il collegamento lo stiamo facendo da casa mia, perciò c'è anche mia madre, e cioè siamo tutti qua per raccontarvi quello che facciamo i molisani di Argentina, in questo caso di Mar del Plata. Io prendo il microfono per dirti alcune cosette qui dalla città di Campobasso. Innanzitutto voglio ringraziare tutti quanti voi molisani nel mondo
che ieri avete voluto festeggiare la bandiera italiana, quello che non abbiamo fatto noi qui in Italia, e questo mi ha riempito di orgoglio vedendo tutte le vostre foto e la festa che avete fatto in varie città dell'Argentina. Grazie a voi che ci ricordate. Che ci ricordate queste cose che qui noi non lo nascondo. Se domanda a qualche giovane quando è la festa della bandiera, ti dice che non lo sa, e voi invece ve lo ricordate sempre. Marite, ti rubo giusto un attimo di tempo soltanto parlarci della settimana molisana, e per i fratelli Manzo gli do l'appuntamento al secondo collegamento. Faremo una piccola canzoncina così, perché logicamente non abbiamo un microfono buono, però li vogliamo sentire. Questi qua sono morti di stirpe di Duronia, lo dico al pubblico qua. A te Marite, se ci vuoi dire qualcosa sulla settimana molisana che preparerete nel mese di marzo. Certamente, sì, la settimana molisana, la data precisa non ve la posso dire purtroppo, perché è dal 15 in avanti di marzo, perché come voi sapete la stagione nostra forte è fino al 28 febbraio. Allora, sistemare tutto e che ci siano le persone che noi vogliamo, la dobbiamo trasferire a dopo il 15 marzo, perché si possa partecipare bene. L'anno scorso abbiamo fatto la prima settimana molisana a Mar del Plata, sì, no. È stata veramente un grande successo con le fotografie che sono arrivate dalla regione Molise, poi le diverse presentazioni del corpo di ballo, dei coro, tanto della Unione Regionale del Molise come della collettività mafaldese e molisana. Anche si è fatta una piccola presentazione di Molise sul palco per far vedere quello che si fa anche a teatro, poi sono stati presenti tanti membri della collettività italiana, non solo molisani, che questa è la cosa bella, quello che tu dicevi di ieri sera, festeggiando il tricolore, è stato per noi molto bello, perché eravamo tutti, ognuno di ogni regione d'Italia, ma certamente eravamo di più quelli molisani, non è vero? E anzi, tanti di quelli che siamo oggi qua, eravamo ieri sera a cenare e a festeggiare la nostra bandiera. Ok, Marite. Un grande segno di, come dire, di coesione tra italiani, oltre che tra molisani. Grazie Marite per il collegamento. Ringrazio anche Francesco. Ci sentiremo al secondo passaggio e poi sentiremo anche la voce di Angelo e di Armando. Ecco. Benissimo. Al prossimo passaggio. A dopo, ci vediamo dopo. Ora, dopo questo collegamento, dobbiamo come dire, concentrarci un attimo e parlare di una cosa molto importante. Abbiamo invitato questa sera qui il professor Carlo Delisio proprio per parlarci di una... Il professor Carlo Delisio, intanto ve lo dico, è ideatore della la collana I quaderni di scienza e degli scienziati molisani. Perché questo adesso rappresenta una nuova emigrazione, cioè la fuga dei cervelli molisani all'estero. Professore, ci dica. Ma intanto io vorrei uscire un po' fuori dal seminato delle cose che stanno dicendo, perché queste riguardano una idea di emigrazione di moltissimi anni fa, di quando si partiva dal Molise con la famosa valigia di cartone. E invece io mi sto occupando, non volendo, perché la mia è una rivista scientifica, quindi si dovrebbe occupare di altre cose, però mio malgrado in questi anni mi sono imbattuto in un fenomeno di cui quasi nessuno parla, e che è un fenomeno che rischia di far sì che questa regione non abbia un futuro, e non solo questa regione, ma la cosa si estende, come vedremo, a molte regioni d'Italia. Si parla spesso dei giovani, ormai le trasmissioni, soprattutto quelle dove si parla di politica, si parla spesso di giovani. La verità è che i giovani cominciano a non esserci più in Italia, a non esserci più nel Molise e a non esserci più in Italia, e soprattutto a non esserci più i giovani migliori. Questo è il problema più serio. Vedete, in questi anni, io ormai dirigo questa rivista da 6 o 7 anni, non mi sono imbattuto soltanto in giovani con grandissime capacità che lavorano nel campo della scienza in moltissime
moltissimi paesi d'Europa e del mondo, dalla Scandinavia all'Australia, i molisani che fanno scienza ad altissimo livello. Noi ci occupiamo soltanto di scienza ad altissimo livello, non di dilettanti. Beh, i molisani che fanno scienza ad altissimo livello nel mondo sono una infinità. Soltanto la nostra rivista, con il Tam Tam, senza nessuna, come si chiama, ne ha messo insieme una cinquantina in poco tempo. Ma stiamo parlando di gente che fa ricerca scientifica con riconoscimenti che gli vengono da tutto il mondo e sono tutti molisani. Di questi c'è una schiera enorme di giovani che è partita dall'Italia, dal Molise, ha fatto l'università in altre città italiane, ha preso il dottorato in altre fuori dall'Italia molto spesso, lavora fuori dall'Italia, ma insieme a questi ho scoperto una cosa che forse pochissimi sanno e pochissimi propagandano. Che non c'è più una famiglia, per esempio a Campobasso, che non abbia un figlio che lavora all'estero, un figlio giovane che lavora all'estero. Una cosa impressionante, non soltanto nell'ambito delle scienze, ma in tutti gli ambiti della cultura. Quando si tratta di giovani eccellenti, non stiamo parlando appunto di quelli degli emigranti di una volta, stiamo parlando di gente che ha laurea con 110 e lode, dottorato di ricerca con il massimo dei voti, stime, pubblicazioni, eccetera, che lavorano tutti all'estero. Questo che significa? Significa una cosa molto banale, che quando si dice che noi dovremmo cercare di cambiare la classe dirigente, da fare posto ai giovani, purtroppo, se aspettiamo un altro poco, i giovani che rimangono nella nostra regione, spiace dirlo, ma non sono i migliori. Sono quelli che rimangono nella nostra regione perché non fanno parte di quella schiera selezionatissima di quelli che sono andati fuori. E perché sono andati fuori? Questa domanda, che sembra banale, è stata fatta da una delle società più all'avanguardia in Italia per questo tipo di inchieste, che si chiama iTalent, e questa inchiesta è stata commissionata, pensate un po', dal Comune di Milano, non da una... Beh, sapete qual è la risposta, la prima risposta che danno i giovani nostri, italiani e anche molisani, quando gli si chiede perché ve ne siete andati? Perché in Italia, non dicono perché non c'è lavoro, perché in Italia il merito non è più apprezzato da nessuno. Paradossalmente quello che viene apprezzato è la capacità di non fare niente, di non essere capaci di fare. I peggiori sono quelli che vengono apprezzati, non i migliori. E allora noi ce ne siamo dovuti andare, qui noi lavoriamo, stiamo bene. Molti di fatti dicono, una volta i nostri vecchi emigranti la prima cosa che ci dicevano è che volevano tornare in Italia. Questi no, la maggior parte, tre quarti dall'inchiesta Talent, due terzi, dice che non vuole tornare in Italia. E non vuole tornare in Italia per un motivo molto semplice, perché lì ha trovato il riconoscimento del merito, non tanto i quattrini, dei quattrini loro sono disposti certe volte a dire quelli ci interessano molto di meno, ma il riconoscimento del merito, la possibilità di lavorare nel loro campo con riconoscimenti e apprezzamenti, cosa che non avviene qua, e la non necessità di dover andare dietro al Padre Eterno di turno per poter chiedere la carità di un posto di lavoro. Questo non succede, dicono, e questa è la cosa che ci fa dire che noi, a molti di loro fa dire che non vogliono tornare in Italia. Se noi riflettiamo su questa cosa, questo è un fenomeno gravissimo sul quale si parla pochissimo. Perché? Certamente da parte del potere se ne parla pochissimo, perché il potere ha la coscienza sporca rispetto a questa situazione, ma se ne parla pochissimo, badate, anche da parte delle famiglie di questi giovani. E sapete perché? Purtroppo questa è una regione che ha delle tradizioni, un modo di pensare molto chiuso. Allora l'idea di confessare che un proprio figlio lavora all'estero è quasi confessare da parte delle famiglie una sorta di fallimento. Perché molti non si rendono conto che quelli sono i migliori, non i peggiori. L'idea che loro hanno è che invece molto spesso dire che il loro figlio lavora all'estero sarebbe come sminuire
diciamo, la capacità del loro figliolo. Ma noi conoscevamo perfettamente la sua voce, professore, quindi il fatto che sia venuto qui in trasmissione è proprio perché noi non intendiamo rimanere nel mondo chiuso, come lei anticipava, ma noi vogliamo vedere di questi aspetti, anche dell'aspetto della nuova emigrazione, anche le motivazioni che lei ha ben descritto, perché sarebbe un errore pensare solo a un mondo che è ormai andato e a cui ci si deve legare con la memoria. Bisogna pensare invece a una intenzione diversa del Molise di proporsi all'estero e di proporre il territorio a proprio e prima di tutto, secondo me, ai nostri molisani che vivono fuori. Ecco i motivi. Sono pienamente, personalmente, ma anche parlo a nome degli altri due miei amici, Adolfo Forcione e Silvio Giorgio, dell'Associazione con il Molise nel Cuore, che queste cose debbano essere dichiarate, dette, sostenute e ribadite anche a volte con forza. Vorrei aggiungere solo una cosa, paradossalmente forse pochi sanno un altro dato che usciva da questa inchiesta, Talent, che io, quelli che possono utilizzare internet, se la vadano a leggere su internet, i Talent, si chiama i Talent il sito, dove una scoperta incredibile, ma lo sapete che il nord sta superando il sud come giovani emigranti? Una volta si pensava che la maggior parte degli emigranti venissero dal sud, non è più così. Chi è che sa che l'Emilia Romagna, dove lavora il coso, ha oggi più giovani ha oggi più giovani emigranti di quanti ne abbia la Puglia? Questo sta a significare che la parte che dovrebbe costituire il nocciolo, diciamo, di uno sviluppo domani del nostro paese sta andando via. Molti sono andati via e questo fenomeno non si possono aspettare più anni per cercare di fermarlo. O si trova la maniera di fermarlo subito con iniziative che, purtroppo, è meglio che si dicano queste cose, prevedono una mentalità completamente diversa da quella che c'è oggi. E che è poco, a dirlo, ma a farlo è difficilissimo. E poi occorrono delle iniziative molto costose. Il Comune di Milano ne ha fatte alcune, dopo questa inchiesta ne ha messe in cantiere alcune, con le possibilità che ha un grande comune come quello di Milano. I risultati sono stati molto scarsi. E noi però ci preoccuperemo di girare queste sollecitazioni a chi di dovere, e la trasmissione già di per sé lo fa. Ma dovremmo farlo anche noi stessi, cercando di cambiare il modo di pensare di queste cose. Perché... Aspetti che le passiamo il microfono, che sta da qualche parte. Ecco, mi stimola questa discussione, che non è soltanto un degrado culturale, perché i giovani, che sono l'avvenire della società, sono andati via da questa regione, ma l'abbandonare la regione significa anche degrado ambientale, perché se noi spopoliamo il territorio, quindi la presenza dell'uomo sul territorio, significa abbandonare il territorio a se stesso e significa che viene a mancare l'elemento per salvaguardarlo, valorizzarlo e costruire dei progetti per richiamare i giovani che sono andati all'estero. Ecco perché la domanda che giustamente il conduttore faceva all'inizio: ma perché il Molise non decolla? Perché c'è bisogno di uno sforzo intellettuale, politico e a tutti i livelli per costruire dei progetti di lavoro in modo tale da richiamare le giovani generazioni che sono dovute andare all'estero e ritornare in questo bellissimo territorio ricco di storia, di cultura, di ambiente. Noi abbiamo una storia di 2700 anni che ci portiamo sulle spalle, che non la possiamo dimenticare, che ha formato quella che è la cultura della civiltà contadina e che abbiamo l'obbligo di valorizzarle e costruire dei progetti facendo convivere, coniugando il passato
con il futuro. Assolutamente. E questo è l'unico modo. Noi dobbiamo promuovere un territorio, creare delle opportunità di lavoro per richiamare i giovani nella nostra bellissima regione. Solo così il cuore pulsante della regione potrà cominciare a battere forte. Grazie. E qualcosa ne sa il sindaco di questa amministrazione, una persona d'esperienza in una giunta giovane. Sindaco, peraltro, lei è microfonato, peraltro Macchia ha subito anche dei danni dovuti al terremoto, quindi esatto. Un paese che ha dovuto, come dire, marciare faticosamente verso una ripresa. Certamente sì, perché come lei ha detto e come ha visto nella giornata in cui hanno fatto le riprese a Macchia, moltissime case, forse già abbandonate da gente che è andata via in Svizzera, in Argentina, già abbandonate e sono crollate. Il primo anno hanno resistito, il secondo anno pure, man mano negli anni le tettoie si sono sfondate, l'acqua, il disastro. Molte delle abitazioni di Macchia, come lei ha potuto ben vedere, sono davvero distrutte. Appartengono a proprietari che non stanno più a Macchia e ordinare, se il sindaco vuole ordinare di abbatterli, non sa chi deve fare l'ordinanza, diventa davvero un problema. E noi abbiamo carpito, venendo a Macchia Valforture, un po' di immagini che vorremmo far vedere ai nostri telespettatori. È la seconda parte del filmato su Macchia Valforture. Siamo arrivati nel cuore del paese e questa era una delle porte antiche. Sì, siamo qui in compagnia del sindaco di Macchia, che è Nicola Zingaro, un amico di vecchia data, con il quale parliamo di queste porte di entrata. Questa è la prima Macchia era racchiusa entro queste tre porte. Sì. Questa è la porta San Nicola, sì, che è l'unica residua. Esatto, è l'unica. Le altre due più o meno sono andate un po' col tempo distrutte. Ora le visitiamo, ma io ti volevo dare il ben trovato e tu? Grazie, io do il benvenuto a voi a Macchia perché ci fa piacere ricevere questa troupe che darà un piccolo sostegno al nostro paese, a farlo conoscere sempre meglio, insomma. Ma speriamo bene perché Macchia è un paese che merita, come vedremo tra poco con le immagini che riprenderemo. Ed è così. Via Napoli finisce qua, inizia tra poco via Roma e qui c'era invisibile ormai, perché non c'è più, la porta d'entrata dalla parte di sotto. Questa era detta la porta di sotto. E dobbiamo dire qualcosa su queste porte. Ma la porta di sotto, come del resto anche quella, la terza, diciamo così, che quella ci arriviamo. Dove siamo diretti dopo, insomma, sono rimaste come nome, come denominazione, come ricordo, però i resti effettivi non ce ne sono più. Vabbè, però il questo tempo segnala il cuore pulsante del paese, certamente, come dicevo prima, no? Certamente sì. Va bene. Ecco, siamo a Via Roma, come si vede la condizione della strada è devastata, una condizione susseguente al terremoto del 2002 di San Giuliano di Puglia, e questi sono i palazzotti dei signori del paese. Come si vede anche qui c'è una targhetta che dice Vico Porrazzi, che è il cognome del signore che abitava in questo palazzo, ma Coscia Porrazzi, ma più avanti ne troveremo degli altri di questi palazzotti. Ecco, qui siamo di fronte a un reperto molto interessante. Questo è un portale di sentore di stile barocco,
io direi a Tortiglione, ma non sono uno storico dell'arte, e a me personalmente ricordi Tortiglione di San Pietro, no? Dell'altare di San Pietro. Chi sono i proprietari di questo bellissimo portale? I proprietari sono i signori Cinelli, che attualmente dimorano a Campobasso, ormai la casa è lasciata a sé, tant'è che recentemente, dopo l'evento sismico, addirittura hanno proposto al comune di volersela prendere questa struttura e di trasformarla, di abbatterla anche se insomma si è ritenuta necessaria. Ma questo portale fa parte di volumi di storia dell'arte, no? Questo è repertato è come... È un portale che è riportato su tutti gli almanacchi del Molise. Gli studiosi di storia dell'arte lo sanno bene. Quindi lo fa parte insomma delle cose importanti dal punto di vista storico, ma fortunatamente le cose che abbiamo visto e che ci accingiamo a vedere insomma. Questa è una gogna. Sì, effettivamente questa è una gogna ed è il secondo scorcio importante di questa via importante che è Via Roma, il centro di Macchia. Come si vede qui c'è una catena dove legavano quelli che avevano commesso qualche delitto oppure qualche furto o comunque malavitosi di qualche genere, ladri eccetera, e venivano ingiuriati dalla popolazione con il nome. È una versione diciamo così borgatara paesana della lettera scarlatta di Hawthorn, no? Cioè che segnalava i malfattori del paese e li esponeva al vilipendio della popolazione. Torno subito su questa cosa, magari dopo vediamo anche l'ultima parte di questo filmato, vorrei parlare proprio con Gianni Spallone di questo nostro procedere nelle vie di Macchia Valfortore, però adesso vorrei sentire Tiziano Palladino, a cui possiamo fare un bel applauso, mandolinista. Tiziano, noi siamo contenti di averti qui, sappiamo dei tuoi successi, delle tue avventure in campo, avventure nel senso nuove avventure in campo musicale. Parlaci però di questo tuo strumento, ma soprattutto tu so che vuoi accennarci qualcosa a proposito di un compositore, pensate, un compositore molisano che ha scritto per mandolino, cioè partiture in mandolino, che si chiama Giuseppe Pettine. Grazie Lino, infatti io sono qui proprio per parlarvi di questo personaggio ed è importante per me, soprattutto viste le... lui era un emigrante, stiamo parlando di emigrazione, quindi Giuseppe Pettine è sicuramente per eccellenza uno dei precursori, perché lui nacque a Disernia nel 1874 e all'età di 11 anni emigrò a Providence negli Stati Uniti. Sapeva suonare il mandolino ma per gioco, e poi da lì diventò proprio il suo mestiere, compose un metodo e molti brani per mandolino solo, che io ho poi anche registrato in un CD dedicato interamente a lui, che è pubblicizzato dall'etichetta Money Music. Mi sta percorrendo per la testa un'idea. E se noi ti chiedessimo di suonarci proprio uno di questi brani di Pettine? Un accenno ve lo posso dare, se vi fa piacere. Grazie, certo, grazie. Dai, dai.
Un motivo straordinario, grazie. Grazie Tiziano, veramente bellissimo. Da professionista quale sei, hai espresso nel migliore dei modi quello che può essere uno strumento della nostra tradizione come il mandolino e soprattutto con delle dinamiche bellissime, straordinarie, inusitate, oserei dire, perché ecco, questo ci fa capire come un molisano che scriveva musica poi in un certo ecco possa essere così attuale, è vero? Bene, grazie a Tiziano, passiamo avanti e voglio immediatamente interpellare una persona che è qui accanto a me e che dirige e titolare di un'agenzia di viaggi nel Molise, a Campobasso, di Paola Viaggi. Ad Alberto, ma insomma, cos'è che non funziona ancora? Ci sono tante cose che devono andare bene, ci sono cose che possono funzionare meglio, ma quelle che si potrebbero fare più, diciamo prima, cosa si può rifare? Ma forse credo che ci vorrebbe un po' di impegno da parte nostra, noi che viviamo qui nel Molise, e quindi naturalmente cercare nuove tecniche, nuove vie, insomma, ecco, far ritornare, secondo me, far ritornare le seconde generazioni, le terze generazioni dei molisani che vivono all'estero, farle ritornare qui nel Molise e quindi creare questo flusso turistico. Certo, questa cosa non è una novità, si è cercato in tante volte di provare a fare questa cosa, non sempre riuscita, non sempre è andata bene, però naturalmente bisogna tentare, ritentare. E qui, scusa se ti interrompo, sono d'accordo con una delle affermazioni del professor Delisio, che in quanto diceva che noi molisani abbiamo un carattere strano, no? Un po' particolare per certi versi, perché quando si dovrebbe andare d'accordo, forse non si riesce mai a mettersi d'accordo, è vero? Esatto. O no? Esattamente, quindi anche perché insomma, cioè, far venire un italiano nel Molise diventa difficilissimo, no? Perché poi l'Italia è piena di tesori, quindi perché uno dovrebbe venire nel Molise? Perché là è bello, eccetera, eccetera. Però naturalmente possiamo creare questo nuovo filone, questa nuova diciamo via, per far venire e creare un po' di turismo nel Molise, far venire le seconde, le terze, le quarte generazioni dei nostri emigrati, farli tornare. Per questo motivo noi abbiamo preparato, quindi, e si possono vedere anche sul nostro sito della Di Paola Viaggi, abbiamo preparato dei tour, i quali girano un po' l'Italia, facciamo vedere le parti salienti e poi naturalmente li portiamo nel Molise, dove possono soggiornare per 2, 3, 4, 5, 10, 15 giorni e quindi restano qui nel Molise e vanno ritrovando le loro radici. C'è questo famoso ritorno, questo turismo del ritorno, turismo delle radici appunto, ma io non vuole essere provocatoria la domanda, ma come mai, qui noi dovremmo parlare di incoming, vero? Esattamente. Ma nel Molise noi non abbiamo un'agenzia che si occupi di incoming in toto, cioè le agenzie lo fanno, ma diciamo che è una parte del loro lavoro, vero? Ma sì, è una parte del nostro lavoro, siamo d'accordo. Comunque l'incoming, diciamo di volta in volta ogni agenzia ha cercato in qualche maniera di fare l'incoming, però fare l'incoming proprio vero e proprio, diciamo, è molto molto difficile. Cioè far venire della gente dall'altra parte del mondo che non sono molisani, farli venire nel Molise è difficile, proprio perché loro vengono in Italia per vedere Roma, per vedere Firenze, per vedere Pisa, e quindi siamo un poco tagliati fuori. Perciò dicevo prima, quindi molto probabilmente, agganciandoci a questi nostri molisani che sono andati della terza, come ripeto, della terza e quarta generazione, molto probabilmente ci potremmo riuscire. E io vedo che comunque ci stanno dando dei timidi risultati. Però ciò non guasta, cioè vuol dire, non guasta che magari possono trascorrere una settimana in Molise, magari fare la puntatina a Roma o a Milano o a Firenze, proprio però partendo dal Molise, oppure naturalmente, come spesso, cioè loro fanno un giretto organizzato da noi, magari li andiamo a prendere in aeroporto, li facciamo girare un poco per l'Italia e poi li portiamo nel Molise, dove stanno belli tranquilli, dove possono stare insieme ai loro parenti, insieme ai loro conoscenti, amici, eccetera, eccetera. Anche perché molti hanno delle case, molti hanno dei legami ancora, anche se, ripeto, sono di quarta generazione, come diceva il sindaco, queste case che purtroppo sono di proprietà ancora di gente che sta in America e magari che adesso
adesso sono caduta. E a proposito di amicizie, di buona tavola, eccetera, eccetera, io ripasso da Andrea per chiedergli, tu hai preparato già, hai avviato già questo piatto, ma gli ingredienti, Andrea? Paesana, che si fa proprio in questi giorni, dei pomodorini freschi, un po' di salsa di pomodoro fatta in casa e degli odori, un po' di alloro, un po' di sedano, quindi facendo rosolare un po' di cipolla, aggiungendo le salsicce e pomodorini eccetera, abbiamo realizzato. Realizzato cosa ne faremo salsa. Di questo sughetto poi? Questo sughetto non lo daremo ai gatti, ma ci condiamo questi favolosi cavatelli che adesso andremo a cuocere. Ti appresti a cuocere. E dopo mangerò. Bene, mangeremo, speriamo. No, Dio, non ci scappiamo tutti, quindi vincerò per me poi dopo. Vediamo, vediamo. Passo volentieri da questa parte per chiedere ai nostri esperti dell'ONAV, ecco, cosa a questo punto ci troviamo di fronte a un piatto del genere e dobbiamo scegliere il vino che meglio si accosta, certo, a queste. Cosa facciamo? Come ci regoliamo? Certo, intanto l'acronimo ONAV sta per Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino e chiaramente per rimanere in tema, visto che si sta parlando con il Molise nel cuore, non possiamo che non proporre un vino molisano, quindi il Molise Rosso DOC. Che cos'è il Molise Rosso DOC? Non è nient'altro che il vecchio Monte Pulciano, vecchio per modo di dire, perché attualmente un nuovo decreto ci ha proibito di poter mettere froggiarci del nome del vitigno. Ah, sì, comunque ecco, noi siamo riusciti a bypassare e quindi comunque abbiamo valorizzato questo vitigno e abbiamo denominato con il nome del Molise, che ritengo che sia più appropriato per il territorio. Per quanto riguarda questo prodotto, che cosa dobbiamo dire? Il Monte Pulciano è il re dei vini. Molti ce lo hanno invidiato, forse ce lo invidiano attualmente, oltre che in Italia, anche all'estero. E quindi questo Monte Pulciano di che cosa si caratterizza? Di una grande forza tannica che riesce bene a contrastare il sugo e quindi il sapore importante che dà anche la salsiccia. Questo per quanto riguarda il primo. Poi abbiamo anche progettato un secondo vino, ma ne parlerà poi la mia collega. Allora, la sua collega, però voglio fare un'altra domanda. Ma le esportazioni del vino molisano all'estero come vanno? Devo dire che vanno abbastanza bene, nel senso che le aziende molisane si stanno difendendo bene, si stanno ben affermando sul mercato internazionale, forse grazie anche ai tanti molisani che sono all'estero, nonché alla capacità delle nostre imprese, perché saremo una piccola regione, però facciamo un buon prodotto che sicuramente non si massifica con quelli che sono i vini di tutto il territorio italiano, ma si distingue per potenza, per sicuramente sentori di fruttato e soprattutto per naturalezza, nel senso che i nostri vini non sono dei vini costruiti così come nella maggior parte dei casi, ma che sono vini semplici come semplice il territorio molisano. All'insegna della genuinità e molisanità. Ecco, perfetto. Io passerei a questo punto e chiederei alla regia di mandare l'ultimo pezzetto, l'ultima frazione del documentario di Macchia Valfortore che abbiamo realizzato, così per completare il discorso e poi vado un attimo dal sindaco. Questa è una celebre cappella. Questa, se non è la più bella, sicuramente è la più famosa cappella di questa bellissima chiesa, è dedicata a San Nicola, prima era dedicata a Santa Caterina. Come si vede ci sono 12 nicchie che erano riempite da 12 busti dorati, lignei dorati, di artisti napoletani del 600. Purtroppo qui è arrivata la malavita e ha trafugato una decina di questi busti.
busti. Alcuni busti, due di questi busti, sono stati ritrovati niente di meno che al mercato all'aperto degli oggetti perduti a Porta Portese. Sono stati rinvenuti dai carabinieri di Roma. Quella santa che sta al centro è la Santa Caterina e sotto ci sono le reliquie di San Bonifacio. Tra l'altro anche tutti i busti lignei contengono, sono busti reliquari, perché all'interno contenevano, ora non più, contenevano le reliquie dei rispettivi santi. Siamo davanti a quello che a Macchia è considerato il palazzo per antonomasia. Eh sì, è il palazzo più importante del paese, è stato oggetto di recupero, di ristrutturazione recentemente, però ancora non termina questa ristrutturazione, la parte interna di fatto è da ristrutturare ancora. Era la sede del comune, da alcuni anni non lo è più, ma credo che tra breve potremo tornare giù e quindi far fare la residenza del municipio in questa sede che è importantissima per noi ed è anche molto bella, dobbiamo dire. Ecco, questo è l'accesso al palazzo, veramente detto il castello dei Gambacorta. È un palazzo, come si vede, con atteggiamento a castello, con questo ingresso a scalinata. Sopra ci sono scuole e c'era il comune. Dopo il terremoto di San Giuliano di Puglia è stato disabitato, diciamo così, è stato evacuato, e quando nel 1703 il Gambacorta fu condannato a morte, questo palazzo fu venduto a un'altra famiglia che lo svendette. La parte di sopra la mantenne come demanio comunale e la parte di sotto la vendetta a privati. Sindaco, qui era la terza porta che chiudeva il centro di Macchia. Questa è la porta chiamata cauta, cioè buco. E questa cauta che dà al rione Cauta. Gli abitanti di questo slargo qui sono cautari. Sindaco, noi abbiamo accompagnato Gianni Spallone e lei in questo percorso nelle vie di Macchia Valfortore. Se dovesse dire ai nostri molisani che vivono all'estero, se dovesse dire ai nostri molisani che sono anche in Italia, altrove in Italia, cosa direbbe? Cosa c'è di bello a Macchia? Perché bisogna andare a Macchia Valfortore? O venire a Macchia Valfortore? Uno spot, va. Sì. Queste volte facciamo fare gli spot ai sindaci, così. Certo. Beh, spot. Comunque, dovendomi riferire a chi sta lontano, certo deve essere breve. A Macchia c'è tanto da vedere, guardi. Mi perdoni, Macchia ha un dono che pochi paesi hanno, ha un lago meraviglioso. Vero, l'ho un visto. Lago meraviglioso con tante iniziative, diciamo così, di agriturismo, alberghi anche con piscina, boschi bellissime, strutture polivalenti che possono accogliere tanti cittadini. Credo che, a parte ogni altra considerazione che può riguardare il centro storico e le bellezze storiche, ma noi abbiamo il bisogno di richiamare l'attenzione non solo dei nostri compaesani negli Stati Uniti e nell'America del Sud, ma i cittadini che vivono in Italia, che a Macchia c'è un lago che può davvero accontentare tutti. È una bellezza che non vorrei che venisse davvero sottovalutata. E lei è una giunta fatta di giovani che si sta occupando alacremente di questa promozione. Lo voglio chiedere proprio al suo vice sindaco, Leonardo Bonsignore. Allora, che state organizzando intorno a questo lago?
Sì, innanzitutto stiamo cercando di renderlo navigabile perché purtroppo c'è un, diciamo così, uno scaricabalire di competenze tra regione e provincia affinché questo lago possa essere navigabile. Perché ultimamente con gli ultimi finanziamenti siamo riusciti anche a costruire due chiatte pontili su due zone del lago che comunque dovrebbero appunto garantire quella che è la navigabilità. Però attualmente sono come delle cattedrali cosiddette nel deserto, perché senza navigabilità appunto non è possibile attualmente diciamo così, rendere accessibile alle imbarcazioni. Ci sono una serie però di attività che si svolgono sulle sponde del lago, no? Sì. Sempre con questo finanziamento siamo riusciti anche a costruire delle aree picnic, delle aree trekking e come diceva giustamente il sindaco abbiamo anche delle strutture che attualmente sono di proprietà del demanio che cercheremo al più presto di sottoporre all'attenzione delle attività agrituristiche e delle attività ricettive affinché possano attrarre effettivamente grande turismo e quindi soprattutto gente da fuori per vedere quelle che sono le meraviglie macchiarole. Poi parleremo in maniera approfondita del lago, di alcuni aspetti interessanti proprio con Massimo Mancini perché ci ha descritto anche in un filmato le peculiarità di questo lago. Io però adesso vorrei così creare una breve, se Mariella se sei d'accordo, vorrei creare un piccolo sipario musicale con te per dare stacco e poi l'abbrivio alle prossime dichiarazioni e interviste. Una serenata. Una serenata, perché no? È graditissima. Sì. Dava c'ha sta rusnella, dava c'ha sta bocca bella, mentre stai guardando a me. Te volessi accarezzare, si capille raffinate, sti manucce delicate. Scegli qua sotto, stendi sempre a pensare a te, che volia come me, davaci a sta rosanella, davaci a sta bocca bella, mentre stai guardando a me. Questo programma è offerto da Arrivò l'inverno e faceva molto freddo. La povera bambina si aggirava per le vie della città a capo scoperto e a piedi nudi. Decise di rifugiarsi in una vecchia e triste casa abbandonata. Ma d'improvviso, come d'incanto, la casa si scaldò, diventando un rifugio caldo e accogliente dove finalmente la piccola fiammiferaia poté dormire un sonno da favola. Mamma, è magia? No, è Flogas. Prospiciente il Castel Monforte, la moderna struttura del Grand Hotel Rinascimento, la trovi al centro di Campobasso, in via La Banca. Telefono 0874 48 49 31. Le passeggiate al lago mi davano spunto e stimoli nuovi. L'osservazione delle pietre, le loro striature, la loro composizione, i banchi di argilla che l'acqua, ritirandosi d'estate, lasciava scoperti e puliti,
ma in particolare i frammenti di ceramiche che si trovano lungo le rive mi hanno fornito suggerimenti e materie di studio anche sulle tecniche antiche. Conobbi Patrizia, mia moglie, che quasi ingenuamente ha voluto seguirmi nella stessa avventura. Mi aiuta nel lavoro e cura il settore delle vendite a Campobasso. Lo so, la nostra è una scelta un po' fuori dalle righe. Si è voluto dar credito al cuore e non alla ragione. E a proposito di attività che si svolgono attorno al lago, io vorrei intervistare questo signore qui che ha un'azienda attorno al lago. Ce ne vuole parlare? Sì. Io sono proprietario di un'azienda agrituristica sulle sponde del lago di Occhito, giustamente come parlavamo qua di Macchia Valfortuna. È un'azienda che diciamo in piena attività già da 19 anni, quindi abbiamo un bel poco disseminato in questo settore. Nient'altro, nella mia azienda c'è sede anche l'Associazione dei Cavalieri del Tratturno. Ecco, vogliamo domandare proprio al responsabile di questa associazione. Di cosa si occupa l'Associazione dei Cavalieri del Tratturno? Sì, allora io sono Paolo Santoianni, vicepresidente dell'associazione e presidente del Comitato Regionale Molise della FITE Treccante, che sarebbe la Federazione Italiana di Turismo Equestre. Niente, l'associazione è nata nel ormai lontano 79, quindi opera già da una trentina d'anni, più o meno, sì. Stiamo vedendo delle foto interessanti. Sì, e praticamente ci occupiamo, come dice il nome stesso dell'associazione, Cavalieri del Tratturo, di quella che è il mantenimento e la valorizzazione dei tratturi che tutte le altre regioni ci invidiano, ossia queste che erano definite, diciamo, delle autostrade verdi e che noi sulle quali a tutt'oggi facciamo delle manifestazioni durante tutto l'anno, quali soprattutto, diciamo, la transumanza, ma a parte i trekking che, diciamo, fanno tutti i centri equestri in tutta Italia e nel mondo, insomma, più che altro la transumanza, ossia come si faceva una volta, spostamento temporaneo di un gregge di pecore oppure di una mandria di mucche dalle colline o montagne alla pianura e viceversa poi al cambiamento della stagione. No? Certo. Quindi noi riproponiamo, qualsiasi volta ci abbiamo un numero minimo di partecipanti, eccetera, questo spostamento dove chi viene a cavallo può praticamente seguire la nostra mandria di mucche intorno all'invaso del lago di Occhito oppure lungo i tratturi molisani. Ce l'hanno Foggia in particolare perché è quello che più interessa, diciamo, la zona di Macchia Valfortore. E certo, e forse riusciremo anche a salvaguardare in questo modo i tratturi da qualche scempio che di tanto in tanto viene perpetrato su queste linee importantissime. Proprio il 1° dicembre siamo stati partecipi di una manifestazione di proteste insieme ad altri amici ambientalisti, eccetera, quali il professor Rocco Cirino, che in Molise tutti conoscono, l'avvocato Gianluigi Cimarra, dove praticamente un tratto di tratturo inerente più che altro il comune di Duronia, Torella, eccetera, erano stati avviati dei lavori dove lo stesso veniva asfaltato per un tratto di circa 600 metri. Tra l'altro lavori autorizzati, avallati dai beni culturali, dalla regione, eccetera, quindi accidenti. Vabbè, maggiore attenzione. Ma noi, a proposito di attenzione, a proposito di cura di quello che deve essere il patrimonio, quello che è il nostro patrimonio ambientale, non solo ambientale, ecco, volevo passare la parola al dottor Massimo Mancini, che si occupa del Museo Civico di Storia Naturale della Valle del Fortore. Massimo, noi siamo venuti da te a rubare delle immagini, rubare per così dire, a togliere, a vedere delle cose particolari. Manderei prima un pezzetto di filmato, un primo brano di filmato, e poi magari commentiamo quello che abbiamo visto e altre cose. Benissimo. Il filmato del museo.
Allora, benvenuti a Macchia Valfortore, ci troviamo nel Museo Civico di Storia Naturale della Valle del Fortore, un'iniziativa nata grazie alla collaborazione della Regione Molise, della provincia di Campobasso e di una serie di istituzioni e di associazioni regionali che insieme hanno collaborato per la realizzazione di un progetto importantissimo per la valorizzazione del territorio di Macchia Valfortore e anche di tutta la media Valle del Fortore, finalizzata alla conservazione di un esemplare animale estremamente importante per la fauna italiana, la lontra. Sembrerà strano, ma la lontra, insomma, per quanto sia un animale estremamente raro e in via d'estinzione, è ancora abbondantemente presente nella Valle del Fortore. E attorno a questo animale abbiamo creato un progetto di ricerca in un primo momento, volto alla conoscenza della popolazione della lontra nella Valle del Fortore, e poi abbiamo realizzato un museo civico di storia naturale per raccontare agli utenti di questa valle, di questo territorio spettacolare, questo elemento naturale, come caratterizza il territorio e come si inserisce nel contesto naturale della Valle del Fortore, appunto. Quello che potete vedere qui realizzato alle mie spalle è la rappresentazione di uno degli ambienti nei quali la lontra vive, ossia uno dei piccoli torrenti affluenti della diga di Occhito, dove la lontra trova una delle risorse trofiche principali. Allora, la Valle del Fortore, dicevamo, è una zona estremamente interessante dal punto di vista naturalistico. Lo è in particolare anche a livello comunitario. L'Unione Europea, nell'ambito di un progetto denominato BioItaly, ha individuato una serie di aree di rilevante interesse naturalistico a livello comunitario, e tra queste c'è anche la Valle del Fortore con il Lago di Occhito. In particolare tutta l'area costituisce una zona di protezione speciale molto ampia, all'interno della quale ci sono anche dei siti di interesse comunitario e un important birds area, cioè un'area di rilevante interesse naturalistico per la presenza di avifauna, di uccelli. È una zona nel complesso estremamente interessante dal punto di vista naturalistico per tutti gli elementi vegetazionali e faunistici che vi sono all'interno presenti. Le regioni Puglia e anche la regione Molise, in accordo tra loro, stanno riflettendo sull'ipotesi di realizzare un parco interregionale, cosa che peraltro la regione Puglia nei territori limitrofi ha già fatto. Insomma, nel complesso, come vi dicevo e come potete vedere qui testimoniato all'interno del Museo Civico di Storia Naturale, un contesto estremamente interessante e affascinante per chiunque voglia trascorrere delle ore estremamente serene e piacevoli all'aria aperta e nella natura incontaminata della Valle del Fortore. Fino al Medioevo in questa valle erano presenti ancora tantissimi animali, a testimonianza di un elevato pregio naturalistico dell'area, così come il lupo. È in quel periodo che incomincia, diciamo, il declino maggiore di queste specie, che fino agli anni 40-50 del secolo passato sono stati oggetto di persecuzione. In questo periodo, invece, grazie anche a interventi di conservazione e di protezione dei territori, il lupo sta tornando a ricolonizzare persino i territori di Macchia Valfortore, e quindi non solo quelli più strettamente montani dell'Appennino centrale. Queste vetrine, come potete vedere, ospitano ancora momentaneamente alcuni reperti che andranno poi meglio organizzati all'interno dei diorami. Ciò che vi volevo far osservare con attenzione era proprio la silhouette dell'intero invaso del lago di Occhito, uno dei laghi artificiali più grandi d'Europa, che ospita tantissima risorsa idrica, che va considerata in termini estremamente strategici, non solo come risorsa idrica, ma come anche ambiente naturale, che ospita interessanti forme di flora e di fauna, importantissime, come vi dicevo anche prima, a livello comunitario. Oggi questa è una risorsa che va assolutamente valorizzata dalle istituzioni locali, in collaborazione con le istituzioni regionali e più ampiamente anche con quelle nazionali. Eccoci. Massimo, un'attività intensa e interessante. Sì, assolutamente, come avete potuto vedere nel video, è un'iniziativa che si inserisce in un progetto di valorizzazione del territorio molto più ampio che in collaborazione con l'amministrazione locale abbiamo denominato Polo Ecomuseale di Macchia Valfortore. Una rete di conoscenze, una rete di persone attaccate al territorio molisano, in particolare a quello della Valle del Fortore, che si stanno dando da fare per valorizzarne tutte le risorse naturalistiche, culturali, ambientali, archeologiche, storiche nel loro complesso. Insomma, come avete potuto vedere e sentire anche dagli altri
altri interventi, sicuramente un territorio che merita di non essere dimenticato da noi molisani e di essere proposto abbondantemente a chi vive all'estero e che probabilmente ne ricorderà qualche paesaggio nelle immagini che ha visto. Grazie, grazie molto per l'attività che svolgi. C'è una cosa che sostenevi nel filmato, la forma, la particolare forma dell'invaso del lago e anche la quantità d'acqua che vi è riposta, insomma. Sì, sicuramente di per sé oggi è una risorsa che deve essere rivalutata. In passato si è criticato molto soprattutto il fatto che la realizzazione della diga avesse sottratto terre importanti alla coltivazione. È un dato di fatto incontrovertibile. Certo è che oggi questa risorsa idrica in un territorio che, come per tutto il paese dell'Italia meridionale, si va verso la desertificazione, poter disporre di tanta risorsa idrica è sicuramente un vantaggio che va preso in considerazione. Di per sé, oltre alla risorsa idrica, ovviamente anche un sito di interesse comunitario, una zona di protezione speciale di elevato valore naturalistico. Molto bene, grazie per il tuo impegno. Prego. E per la tua attività. Grazie, un applauso, grazie Massimo. Io però ho in serbo per voi una piccola sorpresa e volevo chiamare in causa a questo punto Gianni Spallone, il professor Gianni Spallone, docente universitario con una serie di impegni accademici. Gianni, però tu ci hai preparato una cosa particolare. Parlacene un attimo prima e poi so che vuoi accennarla, vuoi leggerla. Storia di Macchia, uno spicchio non minimo, perché si tratta della congiura di Macchia, così denominata non solo nei libri di storia, da Croce a Cuoco, ma perché, come dire, Macchia assurge alla gloria dei libri di testo, no? È molto importante. La congiura di Macchia è una congiura contro il dominio spagnolo, il governo del viceré, siamo nel 1700, il marchese di Macchia era a quei tempi Gaetano Gambacorta, che si presentava così. Io lo dico da attingo a un libro di storia che, se permettete la civetteria, ho curato io una trentina di anni fa a Roma. Con l'avvocato Carlo Cantanto, ed è le memorie di Scelenza e di Macchia del medico Michele Cerulli, curammo a Roma con una editrice romana. Questo attingo da questo libro, il quale si rifà allo spoglio significatori relevi, cioè dei cataloghi di storia. Il principe Gambacorta era noto alla storia per essere il capo della congiura del principe di Macchia. E perché il principe Gaetano Gambacorta? Perché era un tipo molto particolare, molto interessante. Dice ancora questo testo di Cerulli, non potevano i congiurati ritrovare persone più adatta di lui alla esecuzione del loro disegno, cioè di abbattere il dominio degli spagnoli ddopo due secoli, e patteggiando con gli austriaci, con Leopoldo I di Austria. Perché Gambacorta? Perché era un prode soldato, sprezzatore di pericoli, capace di qualunque più ardita intrapresa, di temperamento fervido e collerico, spensierato nel governo del suo patrimonio, uso a vivere dandosi bel tempo e scialacquarlo con le donne. Godeva inoltre di grande popolarità a Napoli e possedeva mirabilmente l'arte di muovere la plebe. L'obiettivo della congiura, l'ho detto, è spodestare il dominio spagnolo. L'impresa fallì per due motivi: perché la nobiltà romana, memore della sconfitta di Masaniello di mezzo secolo prima, non aderì alla rivolta perché gli spagnoli si organizzarono, e perché l'Austria venne meno alla parola data, cioè non mandò rinforzi a favore della congiura. Lo sfortunato eroe Gaetano Gambacorta, scampato alla morte, si rifugiò a Venezia nel campo dei principi Eugenio di Savoia, ove fu ben accolto.
di lì passò poi a Vienna, ove visse con la beneficenza dell'imperatore Leopoldo I fino al 25 gennaio del 1703, nel qual giorno morì. Ora, i libri di storia, in qualche maniera pudibondi, no? I libri di storia raccontano poi fino a un certo punto e non si sbilanciano, si fermano alla soglia della motivazione della morte, che essendo un, come dire, una persona molto interessante, come l'ho definita prima, la storia continua così. Lo dici con un sorriso sornione. Sì, perché, sotto, perché era un viver, era un tomber de femme, e si capisce, lo spoglio continua così. Dopo aver danzato tutta la notte, si appartò in una camera con una nobildonna, il cui marito sopravvenne inaspettatamente. Gaetano, uscito sul balcone e da lì per mettersi in salvo sui tetti del palazzo, senza aver avuto il tempo di rivestirsi e di indossare il mantello, fu assalito da fiera polmonite, che in 9 giorni lo condusse alla morte. Morì tra le braccia del suo amico, il principe di Darmstadt. Leopoldo I, per onorarne la memoria, ordinò per 3 giorni consecutivi esequie solenni al modo stesso che costumava per i principi della casa imperiale. Avrebbe preferito morire in altre braccia. In altre braccia, immagino, ma morì per una polmonite lombare fulminante. No, grazie, per dire che questo piccolo, ho detto, come dire, stralcio di storia, ecco, è molto importante, perché Macchia a questo punto è come la pulce contro l'elefante, cioè Macchia Valfortore, da cui partirono 13 volontari. I 13 volontari a favore di questa congiura, è la pulce che combatte contro l'elefante. L'elefante è la ex Spagna di Carlo V, l'impero dove non tramontava mai il sole. Ebbene, Macchia è illuminata da questo pezzo e di c'è storia. C'è una curiosità che ancora oggi le famiglie, cioè i cognomi di queste famiglie, sono riportati e vengono soprannominati i 13, discendente dei 13. Per cui noi potremmo tranquillamente trovare. Io sono un discendente di uno dei 13. Quindi tu sei Spallone dei 13. Grazie Gianni, un applauso, grazie. Io voglio a questo punto darvi solo un attimo un altro assaggio di musica e chiamo in causa Tiziano Palladino e il nostro Mario Mancini per un brano che mi sembra molto interessante. Ascoltatelo. Io voglio farvi vedere a questo punto, qui abbiamo visto un tamburellista, si dice così Mario, vero? Sì. Un tamburellista. Io però voglio farvi vedere questo signore che cosa fa,
come realizza questi tamburelli, perché è proprio lui a realizzarli, questi tamburelli, e ve lo faccio vedere attraverso un filmato, un breve filmato, che la regia ci manderà. Non andiamo ancora via da Macchia, ma giriamoci tra i vicoli, perché c'è qualcuno da queste parti che merita senz'altro una visita. Uno che con l'elemento terra, le sue vibrazioni, ha uno stretto rapporto. Mario Mancini. Pelle animale, legno vegetale e sonagli di minerali, il materiale che usa. Non è nato in Molise, ma ci si è trasferito per amore in tutti i sensi. Da Arona, Novara, sin sulle navi della Marina Militare di Taranto, dove è specializzato in elettronica, sbarca a Napoli e conosce Mariella. È un colpo di fulmine, un amore romantico, sulle note delle melodie dell'epoca. Un'intesa immediata e comunione nel rispetto della libertà altrui, dunque il matrimonio. Little darling, my little darling. Il tempo scorre nella condivisione comune di svariati interessi, che amano trasmettere agli amici, frequentatori assidui della loro accogliente dimora. In due, una passione all'unisono, la musica tradizionale e il desiderio, raggiunta la pensione, di trasferirsi in un posto più vivibile. Perché non a Macchia, il paese d'origine di Mariella? Durante un festival della Zampogna a Scapoli, Mario si innamora dei tamburi, del loro suono e delle tamburiate, sino al desiderio di misurarsi proprio con la costruzione di uno strumento la cui origine si perde nella notte dei tempi. Oggi Mario è per i tamburi a cornice uno dei costruttori fra i più esperti. Ecco, grazie. Grazie per il contributo filmato che lo dobbiamo a un amico, Pierluigi Giorgio, che ringraziamo molto volentieri per i suoi filmati. Io volevo fare una domanda a Mario. Quindi il tuo stare a Macchia è una passione, abbiamo visto i motivi per cui. Però c'è anche questo lavoro, no? Questo lavoro che riempie le tue giornate, ma non solo questo, perché poi c'è dell'altro, dici un po'. Beh sì, oltre alla costruzione dei tamburi, diciamo, mi occupo di una stazione di rilevamento sismico che fa parte di una rete nazionale di 70 stazioni distribuite su tutto il territorio nazionale. E i nostri dati vengono pubblicati su internet ogni 180 secondi, quindi ogni 3 minuti. Sentite, vengono signori. Aggiornati e vengono poi pubblicati, diciamo. E noi abbiamo la direzione della rete ad Ancona e questo sito può essere visitato da tutti quanti. Ma c'è un'altra cosa, voi siete anche i propositori, diciamo così, di un modello sperimentale che permette in qualche modo di ascoltare il rumore, che è ovviamente campionato, dei terremoti. Io l'ho sentito, è stato impressionante. Parlamene un po', Mario, dimmi. Sì, in realtà noi siamo alla ricerca dei precursori sismici, diciamo. A tutt'oggi non è possibile assolutamente prevedere nessun terremoto. Però con l'evento sismico di San Giuliano abbiamo fatto un modello per convertire il grafico dei sensori in un segnale sonoro. E diciamo che tu hai sentito, e vengono fuori, poi lo risentiamo, comprimiamo le tracce delle 24 ore in 3 minuti e mezzo, poi lo risentiamo questo e sentiamo esattamente cosa succede a 12 km sottoterra, e abbiamo cominciato a sentire delle frequenze associate al movimento sismico che sono tipiche di quando una faglia si mette in moto, però noi non possiamo
dire che siano precursori. Però questo materiale è stato, come dire, consegnato alla comunità scientifica, no? Esatto, noi abbiamo consegnato questo materiale alla comunità scientifica internazionale, adesso se riprodurranno questo modello... Mario, ti interrompo perché così vediamo... Ma la passione per le vibrazioni non termina qui. Sì, perché lui presta attenzione anche al canto della Terra. A volte un mugolio, altre volte purtroppo un urlo terrificante. Gestisce a casa una stazione di rilevamento sismico. L'ascolto della registrazione del terremoto di San Giuliano di Puglia con i suoi bambini morti crea ancora profonda emozione. Ecco, ancora fa impressione a solo ad ascoltarlo. Sì, ogni volta che l'ascolto mi impressiono, appunto, sapendo che poi c'erano stati 27 bambini morti e la loro maestra. Io approfitto per ringraziare il professor Carlo Dilisio, che nella sua pubblicazione io ho avuto l'onore di apparire, quindi un applauso anche al professore. Grazie, professore. Una battuta gliela voglio chiedere a questo punto, professore. Appunto, lei, ecco, ha raccolto Ma questa è una cosa, una delle cose più belle che siano state fatte in Molise e fatte, diciamo, non da dilettanti, perché la scienza è una cosa seria. Per fare queste cose non è che ci si improvvisa dall'oggi al domani, ci vuole una preparazione, una base culturale notevole, che il signor Mancini c'ha benissimo, perché ha fatto studi di elettronica, non solo, ma ha fatto anche ricerca, è stato ricercatore del CNR, mi pare. Quindi e ha fatto una cosa che nel Molise non esiste praticamente. Paradossalmente non esiste. Una delle zone più sismiche d'Italia, che è il Molise, non ha una stazione di rilevamento sismico degna di questo nome, tranne la sua. Perché le altre, ce ne sono altre due, che sono, diciamo, in qualche maniera, fanno capo al pubblico, diciamo così, ma non sono all'altezza di quella sua. Questa è una cosa, diciamo, di livello internazionale, lui lo diceva, ed è fatta anche con spirito innovativo. La cosa che diceva adesso di trasformare il segnale elettrico in un segnale acustico per poter in qualche maniera... Non dico prevedere i terremoti, perché giustamente non si possono prevedere i terremoti, però avere un elemento in più di valutazione di quello che sta succedendo, acustico e non semplicemente visivo ed elettrico, è una cosa, diciamo, assolutamente nuova. Lui collabora poi, mi pare di ricordare, con l'Università di Ancona, mi pare. No, di sta la direzione della rete, ecco, a Osimo. Sì. E qui mi corre l'obbligo di ricordare un fatto importante. Io sono stato una volta a fare gli esami di Stato ad Ancona e lì c'è un centro di sismologia molto antico, di studi sismologici molto antichi, che rimasero stupiti da un fatto: che io avevo con me una copia del tremuoto di Gabriele Pepe del 1905 e del 1805, dopo il terremoto di Sant'Anna del 1805. Che è il primo libro, la prima descrizione sostanzialmente scientifica di un terremoto fatto molti anni prima che nascesse la sismologia. La sismologia nasce intorno al 1850, diciamo, questo è del 1805, e quelli rimasero sgomenti, i ricercatori di Ancona, dell'istituto, e volevano a tutti i costi che io gli lasciassi questa copia, che io c'ho io e credo ce ne sia un'altra alla Biblioteca Albino. Ce l'avete voi, E che è una delle cose più importanti e poco conosciute, tra le altre cose, proprio in Molise, perché questa è una descrizione scientifica, non una descrizione accademica. E io le dico con grande franchezza, rimango incantato nell'ascoltarla, perché questo per noi molisani è motivo d'orgoglio, profondo orgoglio. Significa che le cose qui nel nostro Molise ci sono e si possono fare, no? Quindi continuo a essere fervido assertore del nostro Molise e delle nostre peculiarità. Ma a proposito di questo, voglio passare a un ultimo aspetto, senza però prima aver chiesto a Mariella
ma tu hai una valigia qui accanto che mi ha incuriosito fin dall'inizio della puntata. Ma insomma, che c'è dentro questa valigia? Che... Questa è una valigia che ha viaggiato, che è andato nelle Americhe del Sud per la solita storia di emigrazione. E qui all'interno vi ho portato delle lettere, che vengono gelosamente conservate, lettere di emigranti, come vengono ancora oggi conservate a Macchia e anche in altri posti. Queste vengono da Riccia. Poi vi ho portato un abito, questo era l'oggetto dei famosi pacchi dall'America. Quando arrivavano i pacchi dall'America, forse qualcuno più anziano l'ha vissuta questa gioia, era una cosa straordinaria. Questo è un vestito arrivato con i famosi pacchi dall'America, conserva ancora l'etichetta, come potete vedere. Vedi, leggila tu. Fashion Shoppy. E viene dal Bronx di New York, sì, New York. Molto bello. Poi vi ho portato a vedere, parlando della quarta stanza, della cultura della toppa, cosa si può fare avendo questa cultura. Questa è una camicia da notte, come vedete, normale, però è stata ricavata dai sacchi di farina del piano Marshall. E c'è ancora tutta la scritta. Piano Marshall dell'America, vedi? Incredibile. Noi ti siamo molto grati, Mariella, di queste. Diciamo che questa stanza è piena di questi oggetti così trasformati, inventati, proprio per affrontare le esigenze senza risorse, senza soldi e senza tante risorse. Si viveva lo stesso e si risolvevano anche i problemi. E noi invitiamo tutti quelli che sono incuriositi da questi racconti, i racconti che provengono dagli oggetti, di visitare questo museo a Macchia Valfortore. Quando voi. Voi avete grande, siete sempre tanto disponibili ad accompagnare gli ospiti a visitare le stanze di questo museo. Questo è un altro dono arrivato dall'America. Un bustino da donna, molto prezioso, molto bello. Incredibile. Grazie Mariella, grazie. Io vado un attimo qui dal nostro amico chef per farmi descrivere cos'è questo piatto. Allora, questo è un piatto tipico che si cucina appunto in questi giorni perché è il periodo in cui si ammazzano i maiali. Ed è un piatto che viene fatto proprio il giorno dell'uccisione del maiale con carne proprio fresca, appena macellata. Quindi viene fatto rosolare un po' di cipolla. L'originale, se parliamo dell'originale, con il maiale cresciuto in casa, che oggi è già una cosa rara, la carne veniva prima messa in padella, poi quando aveva fatto l'acqua veniva tolta l'acqua, rosolato un po' di cipolla, rimesso la carne con la cipolla, fatto cucinare piano piano, aggiunto un po' di semi di finocchio, un po' di alloro e altre spezie, sale e pepe, un po' di peperoncino e solo alla fine i peperoni sotto aceto. Che danno, conferiscono, che danno, conferiscono un gusto profumo. Eccezionale, certo, ma anche certo, un profumo certo. Che ci sta che ubriacando. Si sente. Vabbè, grazie. Grazie. Io non mi stavo allontanando, però voglio rimanere qui accanto a te, perché tu, abbiamo avuto modo di vederlo, sei anche proprietario di un manufatto che aveva un certo aspetto all'inizio, che poi tu hai riportato alla luce in un certo modo. E mi riferisco al mulino ad acqua, sì. È vero? Antico mulino ad acqua di Macchia Valfortore. E io non voglio lasciare i telespettatori in sospeso perché saranno curiosi di vedere questo sì, mulino. Sì. Abbiamo realizzato un filmato con il tuo aiuto e lo vediamo subito. Thank you.
Mentre andava in onda il filmato, qui in studio tutti quanti commentavamo la meraviglia e lo spettacolo di questa realizzazione, di cui parleremo poi con l'architetto Sabino Lobuono, però voglio dire, si diceva anche, adesso parlottando tra noi, che noi molisani queste cose non le conosciamo. Come possiamo difendere una cosa che non conosciamo? E quindi è il momento in cui, questo dico, attraverso il nostro piccolo contributo, di conoscerle queste cose finalmente per poterle difendere. Io vorrei raccogliere il parere di un giovane, no? Che ci ha accompagnato anche nel viaggio. Sì, sì, sì. Ma che te ne pare, Luca? È fantastico, un mulino penso che... ce ne sono pochi, penso addirittura in Italia, adesso è un'ottima cosa per Macchia che sia stato rimesso, insomma, che si stia rimettendo a posto. Sì. E proprio per questo io voglio passare il microfono all'architetto che ha seguito, il Sabino Lobuono, che ha seguito questi lavori. Sindaco, se poi vuoi aggiungere qualcosa, tranquillamente. Sì, io intanto sono molto onorato di essere stato invitato così in mezzo agli amici di Macchia Valfortore. E questo che noi abbiamo visto non è un mulino, è un sistema di mulini. È vero. Che è una cosa diversa. Intanto è un gioiello dell'architettura rurale produttiva. E soltanto 5 anni fa noi l'abbiamo trovato, era un mucchio di macerie sepolto sotto metri di terra, dove all'inizio abbiamo cominciato a scavare con le mani nude. Mamma mia. Quindi... noi dobbiamo dire che se queste pietre cadono è un pezzo della nostra memoria che se ne va in frantumi. Noi abbiamo l'obbligo di recuperare questo immenso patrimonio culturale per farne diventare poi una risorsa economica per creare anche occupazione. Vediamo il mulino, perché è un sistema mulino, e giustamente il giovane prima diceva forse ce n'è pochi in Italia, ed è vero. A Macchia Valfortore c'è il torrente Celone, che non è che ha l'acqua durante tutto l'anno, ce l'ha soltanto in pochissimi periodi dell'anno. Allora, questi signori che erano dei geni, i nostri padri, che sapevano costruire e costruire anche in modo antisismico, perché se ci mettiamo sotto quelle volte non crollano. Tant'è vero che per riprendere un po' il discorso di prima su un'altra eccellenza e di cui come molisani dobbiamo essere orgogliosi, ci consigliano in caso di terremoto di mettersi o sotto un architrave o sotto un arco. Perché? Perché sono delle strutture che resistono bene ai terremoti. Ma veniamo al mulino. Ora, questo sistema mulino si compone in realtà di 2 mulini, un mulino a monte e un mulino a valle, attraverso tutta una serie di percorsi che segue la linea discendente dell'acqua. Cioè l'acqua viene presa dal torrente, portata attraverso un canale in una vasca di accumulo che si chiama refota. Da questa refote si apre una caditoia che precipita per 6 metri in un fondaco, dove si trova la ruota, una ruota dentata che si chiama retrecina e che mette in movimento le macine. Anche perché ha acquisito pressione. Ha acquisito velocità, pressione e forza, fa girare tutto l'apparato munitorio per macinare poi il frumento o comunque le varie granaglie. In tutti gli altri mulini il percorso dell'acqua finisce, cioè ritorna nel torrente. Invece qui no, si sono inventati un'opera di ingegneria idraulica pazzesca, cioè l'acqua attraverso dei cunicoli in muratura viene raccolta e portata in una seconda vasca, in una seconda refota, per mettere in funzione un secondo mulino che si trova più a valle, che generalmente era utilizzato per la granaglia degli animali. Quindi il primo mulino per la farina umana, il secondo mulino per le granaglie a scopo zootecnico. I 2 mulini, ed è questa la bellezza, sono comunicanti attraverso una galleria spettacolare
che conferisce a tutta la struttura una omogeneità e una valenza architettonica di grandissimo valore. Ma a cosa serviva questa galleria? Serviva al transito degli asini con le granaglie e poi con la farina al ritorno. E lungo il percorso di snodo di questa galleria troviamo un bellissimo pozzo che impreziosisce ovviamente tutto il percorso. L'anno scorso, e questo è un motivo di orgoglio, noi abbiamo recuperato una noria, la Janara, come si dice in dialetto di Macchia, che erano delle macchine idrauliche che servivano a portare in superficie, attraverso degli ingranaggi, quella che abbiamo visto nel filmato, dove c'era Paoletta, esattamente. quell'asina che girava. L'acqua in grande quantità veniva incanalata e portata attraverso delle canalette dentro gli orti e serviva appunto per l'irrigazione. Un'altra cosa, e chiudo, perché qui ci sarebbe da raccontarne quindi, per ore, è che quando il mulino non funzionava, c'era un'attività complementare che si trova a livello della seconda refota e che è la gualchiera, in dialetto si chiama valicaturo. Che cos'è? È un locale dove anche qui arriva l'acqua dalla prima vasca, che metteva in funzione un meccanismo idraulico fatto con martelli di legno praticamente, e serviva a lavorare la lana, quindi alla follatura della lana. Quindi quando il mulino non funzionava, funzionava la gualtiera, in modo da assicurare un periodo lavorativo per un certo numero di mesi durante tutto l'anno. Ora, noi lo dobbiamo recuperare come memoria storica, ma lo dobbiamo far conoscere, perché molti segni del nostro territorio stanno scomparendo purtroppo. E io ho trovato un pazzo che mi accompagna in tutto questo lavoro e che è il padrone del mulino, Andrea Diorio e la sua famiglia. E grazie alla sua volontà, alla sua caparbietà, alla sua forza d'animo, che noi siamo riusciti a portare, con il contributo dell'Arsiam che ne sta curando il restauro conservativo, lo dobbiamo restituire alla collettività. Ma per farne che cosa? Per farne innanzitutto un museo da vivere. Cioè, noi qui dobbiamo portare i ragazzi delle scuole, dobbiamo portare i turisti, per far vivere per un giorno la vita del mugnaio, cioè far lavorare vicino alle macine, raccogliere la farina, impastare, cuocere il pane a quel bellissimo forno a paglia. Quello non è un forno normale, è un forno a paglia che lo troviamo in pochissime zone nel Molise, perché i forni a paglia si sono sviluppati soprattutto in quelle zone ricche di paglia, e quindi i contadini si sono inventati che cosa? Si sono inventati il forno a paglia per non utilizzare la legna. Devo chiedere alla tua passione di mollare. Benissimo. Un attimo, perché altrimenti grazie molto all'architetto Lobono, perché volevo dire ad Alberto proprio questo, ma insomma, ci sono queste cose e noi non le sappiamo. Tu che sei un operatore turistico, io che vivo qua nel Molise da 40 anni, non sapevo dell'esistenza di tutto questo e non sapevo neanche l'esistenza del museo. Quindi tutto sommato questo potrebbe essere un buon inizio per cercare un poco di fare qualche escursione, di proporre anche, non dico all'estero a questo punto, ma anche nelle cose vicine, cioè in Campania, a Roma, insomma, eccetera, eccetera, per poter fare. Quindi io a disposizione, io eventualmente, delle... ecco appunto, mi riservo di contattare. Un attimo. Dottore, posso dire una battuta che va proprio in quella direzione? Cioè, noi dobbiamo inserire questi gioielli in un circuito culturale, storico, ma enogastronomico, non soltanto. Io ho recuperato 5 anni fa una pagliara, che è un altro simbolo scomparso. Ovviamente io l'ho fatto come segno di provocazione per dire ai molisani: guardate che molti segni del territorio stanno scomparendo. E l'ho pubblicato su
internet, ma tre fotografie, vi sono arrivate decine di telefonate e un medico che lavora a Parigi è venuto nel Molise a vedere la Pagliara. Quindi figuriamoci con un manufatto di questa importanza architettonica. Bravo, questo grazie. Dobbiamo fare. Benissimo. Far conoscere il nostro bellissimo territorio e farlo diventare una risorsa. Grazie. Io però vedo un signore qui che è a metà tra la sofferenza per e l'orgoglio. Che cosa prevale, la sofferenza o l'orgoglio? L'orgoglio, senza dubbio l'orgoglio, perché io sono un macchiarolo puro sangue. E quindi dopo tutto questo mi commuove, non è che mi rallegra. Questo, a proposito di commozione, ecco, queste cose noi le raccogliamo, perché la commozione, le emozioni, le passioni non sono cose da allontanare, no? Sono cose da accogliere, perché sono gli elementi su cui i nostri molisani hanno per tanti anni vissuto. E su questo vi voglio dire che abbiamo purtroppo perso il collegamento con Mar del Plata per motivi tecnici dovuti all'assenza di segnale internet, quindi purtroppo non abbiamo potuto salutare i nostri amici, però lo facciamo ora qui noi da studio con un grande applauso agli amici di Mar del Plata. Siamo in conclusione, per cui vorrei adesso raccogliere queste nostre energie, anche sospinti dall'entusiasmo e dalla passione, per chiedere a Mariella un brano e poi ne vorrei sentire uno di chiusura di Tiziano, proprio per chiudere in questo modo. Raccogliamo e indirizziamo le nostre emozioni in questa direzione, perché io credo che ci sarà sicuramente, sarà elemento per portare avanti i nostri progetti che riguardano il Molise. Ora facciamo una canzone satirica. Prego, a te. La vedovella. La vedovella. La vedovella carpaluletta. Yeah.
io sono qui accanto a queste splendide bottiglie di vino, anche per il loro contenuto, non solo per le bottiglie, e voglio chiedere alla responsabile, alla segretaria ONAV, cosa a questo punto si potrebbe accoppiare con questo secondo piatto, le associazioni, diciamo. Che siamo in Mosellise perché è l'unico vitigno autoctono che questa regione ha e del quale ci dobbiamo vantare e ci dobbiamo fregiare, soprattutto dobbiamo cercare di promuoverlo. Abbiamo portato qui diverse tintiglie, visto il piatto, la sapidità, l'unione del, ho visto l'alloro, del peperone, sicuramente la tintiglia con la sua specialità ben si accompagna a questo piatto e secondo me è una tintiglia del Basso Molise, perché la tintiglia si diversifica tra il Basso Molise, quindi la tintiglia, diciamo, delle zone di Larino, San Martino, rispetto a quella classica di San Felice del Molise, a quelle zone un pochino più interne, più montane, che danno sicuramente più specialità, quindi più tannini, più corpo, più potenza tra virgolette, rispetto ad una tintiglia del Basso Molise più fruttata, forse anche più ruffiana, e sì, quindi sì, sicuramente diciamo più adatto a questo periodo e a questo piatto. Grazie. Io però volevo sapere ancora una piccola curiosità, ma quante sono le cantine oggi titolate a proporre vini a un certo livello? Ma nel Molise ci stiamo aprendo a un mercato abbastanza interessante. Attualmente ne sono una decina di cantine interessanti e dobbiamo recuperare una fetta di mercato rispetto a quella che abbiamo perso perdendo l'addizione, come dicevo prima, del Monte Pulciano. Avevamo un grande mercato in particolare con l'estero e con il Giappone, che loro acquistano sul nome Monte Pulciano. Benissimo. E quindi dovremo recuperare su Recuperiamo, questo. Recupereremo. Grazie. Ma c'è un tintiglia. Aspetta, che se no ha effetto acquario. No, volevo chiedere se era casuale. C'è un tintiglia macchia rossa che credo che faccia il caso, no? Macchia rossa. Era solo. Grazie, Gianni, grazie. Ora io, per chiudere questa puntata, volevo chiedere ancora una cosa al sindaco, che è lì compostissimo, sta assistendo. Sindaco, ma che le pare di questa trasmissione, di questa puntata? Una cosa stupenda, del che noi siamo davvero commossi, come diceva poco fa Mingo, perché questa serata ha permesso al nostro paese, alla nostra cittadina, di balzare sulla cronaca, di essere vista, sentita, ascoltata da tutti, e ci auguriamo che questo contribuisca a farla conoscere molto meglio di come viene conosciuta oggi. Ringrazio, prima di tutto ringrazio lei, la direzione e tutti quanti che sono intervenuti a dare a noi onore con la loro presenza. E noi a nostra volta ringraziamo questa emittente che è Molise TV, ringraziamo l'editore, i tecnici, tutti, la regia, eccetera, eccetera, perché attraverso il loro sforzo, il nostro sforzo e il loro sforzo, siamo riusciti a fare questa trasmissione. Ma io volevo ricordare agli altri sindaci, i suoi colleghi, che per essere invitati in trasmissione, per fruire di questa possibilità, basta mettersi in contatto con la nostra associazione, con il Molise nel Cuore. Vi do anche l'email, se volete, info@conilmolisenelcuore.com, ed entrare nella nostra famosa rete. Dico famosa perché lo diciamo da tanto tempo, ma ancora sono un po' resistenti a interagire in questo senso. E quindi una sollecitazione ai sindaci, ma una sollecitazione anche a tutti quelli che vogliono sostenere l'iniziativa, la nostra iniziativa. Noi abbiamo, Andrea, lo dico anche a te, che vivi lontano, ma lo dico anche perché tu possa promuovere dove sei, no? Certo. Mi ritrovo qui proprio come il calcio sui maccheroni, è molto piacere. Lo dico anche a te, per essere come il sostenitore della nostra associazione basta prendere anche attraverso internet una semplicissima card che costa pochissimo e appartenere alla rete di Con il Molise nel Cuore, credo che a questo punto possa essere un gesto carino e interessante proprio che va in direzione della promozione del nostro Molise. Quindi grazie a tutti, grazie a tutti gli ospiti. Vi ricordo il sondaggio che abbiamo lanciato proprio questa sera
che è appunto questo, una domanda semplice: perché, come mai il turismo ancora in Molise ancora non decolla? Suggerimenti e anche motivazioni che hanno spinto, che voglio dire, non hanno permesso ancora al Molise di decollare. Io a questo punto, per chiudere degnamente questa trasmissione, oltre ai miei personali ringraziamenti e a quelli dello staff di Molise nel Cuore, ricordo Adolfo Forcione e Silvio Giorgio che sono qua con noi, vorrei che Tiziano a questo punto chiudesse con una delle sue belle melodie attraverso il mandolino. Grazie Tiziano. Chiudo la trasmissione senza però prima aver salutato i nostri molisani in Italia e all'estero e mi raccomando sempre con il Molise nel cuore. Questo programma è offerto da... Arrivò l'inverno e faceva molto freddo. La povera bambina si aggirava per le vie della città a capo scoperto e a piedi nudi. Decise di rifugiarsi in una vecchia e triste casa abbandonata. Ma d'improvviso, come d'incanto, la casa si scaldò, diventando un rifugio caldo e accogliente dove finalmente la piccola fiammiferaia poté dormire un sonno da favola. Mamma, è magia? No, è Flogas. Prospiciente il Castel Monforte, la moderna struttura del Grand Hotel Rinascimento, la trovi al centro di Campobasso, in via La Banca. Telefono 0874 48 49 31.